Francesco Tirelli amava così tanto il gelato che una volta al giorno passava davanti al carretto di zio Carlo. Da grande si trasferì in Ungheria, dove aprì una gelateria. I bambini adoravano il suo gelato e uno di questi era Peter. Passarono gli anni, scoppiò la guerra e tutti avevano paura. La famiglia di Peter aveva molta paura perché era ebrea e gli ebrei erano perseguitati. Francesco Tirelli decise di aiutare la famiglia di Peter e tutti gli ebrei che poteva, radunandoli nel retrobottega della sua gelateria e in altri nascondigli. In primavera la guerra cessò. La famiglia di Peter e le altre persone tornarono ad essere libere e Francesco tornò a vendere i gelati. Francesco aveva compiuto qualcosa di molto grande, qualcosa di più dolce di qualsiasi gelato. Un giusto tra le nazioni.